GF VIP 7, Dana Saber parla di Mello, potevo smascherarla in diretta. Dana Saber è stata presentata al Grande Fratello VIP 7 come la protagonista dello scoop legato al bacio sapphico scambiato con Diane Mello. La modella, dopo aver appreso che Mello si è dissociata pubblicamente, è stata protagonista di uno sfogo. Al termine della 26 puntata, Dana ha raccontato la sua verità sul gossip che l'ha coinvolta la scorsa estate. Parlando dell'atteggiamento litigioso di Dana all'interno del Grande Fratello VIP 7. Alcuni concorrenti hanno ipotizzato che la concorrente fosse stata indirizzata dall'amica Diane Mello, quest'ultima ha preso parte alla quinta edizione del reality show. In occasione della 26 puntata, Giulia Salemi ha reso noto che Diane si è dissociata pubblicamente. Nel post puntata Dana ha criticato Mello. Diane, prima che entrassi qui mi ha chiamata. Stando alla versione raccontata dalla neo concorrente, Mello le avrebbe chiesto di confermare che il bacio sapphico fosse stato vero e non inventato per fare gossip, io sono stata a gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Nel privato, però, Dana si sarebbe risentita per quanto accaduto. Delusa per l'atteggiamento della sua amica. Saber si è detta incredula sul perché Mello abbia deciso di dissociarsi pubblicamente, io potevo smascherarla in diretta. Ma non mi hanno dato la parola. La diretta è interessata, ha spiegato che vuole diventare famosa, ma senza creare finti scoop. Infine la modella marocchina ha promesso che prima o poi racconterà la sua verità. Pochi giorni dopo essere entrata nella casa di Cinecittà, Dana ha discusso con Patrizia Rossetti, Milena Miconi, Nicole Murgia, Nicolin Curvaia e Oriana Marzoli. In puntata, su lei esorge, opinionista momentanea con Pierpaolo Pretelli al posto di Sonia Bruganelli, ha consigliato all'amica di non lasciarsi influenzare dai giudizi di Antonella Fiordelisi. Tuttavia, Saber si è detta convinta di essere stata presa di mira da alcune concorrenti solo perché è l'ultima arrivata all'interno del programma. Nel post puntata del Grande Fratello VIP 7, Jael De Donà ha cercato di dare alcune dritte alla neo concorrente su come affrontare il percorso all'interno del programma. Jael ha spiegato che anche lei in principio veniva criticata dai suoi compagni d'avventura. Nel momento in cui ha iniziato ad essere più riflessiva e ascoltare di più i suoi coinquilini, Jael ha iniziato a vivere meglio l'esperienza all'interno del gioco. Dunque, il consiglio che ha dato a Dana è stato quello di discutere meno con gli altri e ascoltare di più per avere una convivenza migliore. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar...